Si è tenuta venerdì 3 maggio presso la Sala Cirillo di Palazzo Matteotti la premiazione dei docenti e degli alunni del terzo e quarto anno dell'Istituto Petronio di Monteruscello che hanno contribuito alla realizzazione della quarta edizione della cena spettacolo di beneficenza e per tutti Natale. L'iniziativa, voluta dalla Federmediterraneo in collaborazione con l'ASL Napoli 2 Nord, ha ricevuto l'adesione del Presidente della Repubblica e l'apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla premiazione sono intervenuti il Presidente della Provincia di Napoli, Antonio Pentangelo, Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo, il Professor Luigi Arionte, dirigente scolastico dell'Istituto Petronio, il Dottor Gennaro Perrino, direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL Napoli 2 Nord, Giovanni Oriani, Presidente della Federmediterraneo, Don Tonino Palmese, Vicario Episcopale per la Carità della Diocesi di Napoli e il Consigliere Provinciale Tommaso Scotto di Minico. Tutti gli intervenuti, dopo averlo dato l'iniziativa benefica, hanno sottolineato la necessità che sul territorio si incoraggino momenti di solidarietà del genere. Per noi è fondamentale tenere presente e rispondere a tutte quelle richieste che ci vengono fornite dal territorio in termini di viabilità, di edilizia scolastica, di ambiente. Altrettanto importante è non distrarci da quelli che sono poi i doveri morali di un ente istituzionale che ha la tradizione della nostra provincia di Napoli. Io sono dell'idea che quelle manifestazioni che incontrano il successo della gente, in questo caso anziani, persone in difficoltà, non debbano andare abbandonate. Troppo spesso nelle nostre aree si parte con progetti che poi inevitabilmente l'anno dopo, spento l'entusiasmo, vedono finire la loro efficacia. In questo caso la soddisfazione maggiore è il fatto che duri e che si possa migliorare. Indubbiamente ci sono miglioramenti qualitativi dovuti al rodaggio della manifestazione stessa. Speriamo di poter essere vicino a quanto più anziani possibile e dargli una presenza che sia di affetto. Don Tonino Palmese diceva una bella cosa, che sia anche una semplice carezza, è qualcosa di importante per chi soffre della mancanza di questo stesso gesto. Quindi la provincia idealmente oggi lancia una carezza a tutte quelle persone che vivono nel disagio. Nella lingua napoletana c'è un bellissimo proverbio che dice più o meno così, che nella vita qualche volta si può campare senza sapere perché, ma non si può mai campare senza sapere chi. Io sono qui a nome del Cardinale, ma ciò che conta non sono i personalismi, non è il Cardinale, non è la mia persona, non sono, ma è il noi che vince, e credo che questa realtà di comunità ecclesiale, lo dico per la Diocesi di Napoli, per la Diocesi di Aversa, con il Vescovo di Aversa stesso, è questa forza rappresentativa del noi che credo che debba diventare nella coscienza di tutti una grande opportunità di partecipazione. I personalismi possono addirittura scadere nell'elemosina, in noi si fa giustizia, si fa carità, si fa politica. In questo momento particolare che attraversa il nostro paese e la nostra città, quanto è importante la solidarietà? È importante perché la disperazione è dietro l'angolo per tante persone e il sapere che ognuno di noi è prossimo per l'altro ed è prossimo con l'altro credo che diventi una grande risorsa di speranza. Giovanni Oriani, presidente di Federmediterraneo, la sua associazione è sempre presente per azioni di solidarietà nei confronti di persone disagiate e non, e svolge questa attività a tutto campo. In particolare oggi premiamo coloro che hanno voluto collaborare con voi per questa iniziativa di Natale. Sì, hanno collaborato alla quarta edizione Per Tutti Natale il 20 dicembre, che è una cena spettacolo natalizia di beneficenza con doni ed estrazione. E quindi ho voluto ringraziare, diciamo, tutti in un luogo che è della Sala Cirillo della provincia, poiché gli alunni e i professori hanno partecipato, hanno per due giorni hanno lavorato per far sì della riuscita di questo evento, poiché abbiamo accolto 400 persone e abbiamo fatto cenare in una struttura di 4 stelle, con l'aiuto anche delle istituzioni sia religiose che dello Stato, come il Cardinale di Napoli, il Vescovo di Aversa, e il Presidente della Provincia di Napoli e il Sindaco del Comune di Pozzuoli, che ha messo a disposizione anche, diciamo, il mercato ittico del pesce. Perché questa vocazione di solidarietà? Ma è, diciamo, una cosa che, questo ne parlavo anche con, diciamo, alcuni, sia con Sua Eccellenza che con la Didale, è una mia, diciamo, trovo soddisfazione in questo tipo di attività, quindi non so se è anche una questione egoistica, però meglio essere egoisti, diciamo, facendo del bene che del male.